Ciao a tutti, io sono Giovane Mente Pazza e oggi siamo qui finalmente con il terzo video della recensione. Allora, la recensione di oggi è di Dora Dora, come potete leggere anche nel titolo, cosa che è normale, sì. Allora, dico che subito che Dora Dora è un altro dei miei anime, manga, che comunque preferisco di più, anche perché il suo genere è un genere molto particolare che di solito non vedo quasi mai, però mi è comunque molto piaciuto. Dico subito che Dora Dora è un'altra delle richieste fatte nel primo video. La richiesta era di Dora Dora e suo leader, ma non le ho fatte assieme, appunto perché sono due generi completamente diversi ed avrei dovuto bloccare brutalmente Dora Dora per poi parlare di suo leader. Quindi chiedo scusa a Sara se non ho fatto assieme questa recensione. Quindi partiamo subito con la base. Allora, io ho messo queste immagini, come avete potuto vedere, appunto per dividere il mio video in più parti, per renderlo più fluido e semplice. Allora, con basi io intendo dire appunto, diciamo, gli anni di uscita e tutto quanto. Quindi iniziamo subito dicendo che l'anime giapponese di Dora Dora è uscito il 2 ottobre del 2008 per concludersi precisamente il 25 marzo del 2009. Qui in Italia invece è uscito il 28 aprile del 2011 per poi concludersi il 13 ottobre 2011 e gli episodi sono 25. Voglio dire che il doppiaggio italiano è fatto benissimo, quindi vedetevelo anche in italiano se non riuscite a seguire i sottotitoli, anche se credo che sia piuttosto facile, per me almeno lo è. Quindi il doppiaggio è ottimo, lascerò il link in descrizione del sito, lo stesso dei video di YouTube che ho trovato, che ho visto io per vedere Dora Dora, in modo tale che permetto anche a voi che mi seguite, oppure voi che vedete la mia recensione, di poterlo vedere appresso a me. Diciamo subito che la regia dell'anime è stata sotto cura di Tatsuyuki Nagai, e mentre diciamo la produzione del manga è un po' diversa, anche per il semplice fatto che il manga sono in totale 6 volumi, ma devono essere ancora conclusi. Per il semplice fatto che ce ne sono soltanto 2, sì, soltanto 2 su 6, e l'anno di inizio del manga è il 2008. Diciamo che l'editore è la Shimedia Works e il creatore della storia è Yuyuko Takemiya. Ora parliamo della trama. Allora, la trama è, ovviamente, come ho già detto, basata sulla scuola, anche perché il genere è scolastico. Quindi, tutto è cominciato con Ryuji. Ryuji chi è? Giustamente io esco con questo nome così. Ryuji è, diciamo, uno dei protagonisti maschili dell'anime Dora Dora. Ryuji, cosa dire di Ryuji? Ryuji è un ragazzo maniaco delle pulizie, un ragazzo d'oro veramente, che aiuta la sua mamma molto giovane. È un ragazzo buono, gentile e soprattutto innamorato di un'altra delle protagoniste. La protagonista è Minori. Minori è la migliore amica di Taiga. E ora fermiamoci qui su Taiga, poi continuerò con Minori. Taiga è, diciamo, la ragazza più violenta della scuola. Perché più violenta? Una vede bassina, così. Più violenta perché? Perché lei si mostra cattiva, ma in realtà ha un cuore d'oro. Combina un sacco di pastrocchi senza volerlo. E lei è innamorata del migliore amico di Ryuji, che si chiama Kitamura. Kitamura è un ragazzo molto popolare. Sì, diciamo che è molto popolare perché tutte le ragazze della scuola amano Kitamura. Ma che cazzo ha fatto? Si brutta un accidente, ma io insegnami il tuo trucco, per favore. Ora, dicendo che Kitamura comunque è un ragazzo d'oro, un ragazzo veramente, diciamo, adorato. Sì, è adorato come ragazzo, è un bravissimo ragazzo, non di Dio, nulla toglie. Riprendo il discorso di Minori. Minori che è la ragazza, diciamo, sportiva, allegra, ed è la migliore amica di Taiga, come già ho detto. Minori è una ragazza molto sportiva, allegra, solare, bravissima anche lei, e quindi non crea problemi a nessuno, e soprattutto ha un carattere molto forte. Infatti mi piace molto Minori come personaggio, perché è strutturato in maniera tale da insegnarti a resistere nonostante i vari problemi che ci sono. Un altro personaggio, che però arriverà più tardi nella serie perché se l'ha presa con comoda, è Ami.
Ami. Cosa dire di Ami? Che sembra la ragazza dolce dolce, gentile gentile, che farebbe un favore anche al più povero della terra, e invece no. Ami è una modella. Ami, no, perché modella sia cattiva, amor di Dio, non voglio ammazzare per questo che ho detto, Io dicevo che è modella per farvi capire che è una modella, non per altro. Ami è la ragazza che fa finta di essere brava con tutti, ma in realtà è tutto il contrario, vuole essere servita in ogni caso. Infatti, durante la serie diventerà la, diciamo, la peggiore nemica d'Italia, anche perché avranno due caratteri, diciamo, non dico simili, ma molto a confronto, e quindi si appiccicheranno spesso e volentieri. Il che mi diverte. Quindi la trama è comunque molto semplice, basata appunto su Ryuji e Taiga che collaborano per conquistare Ryuji Minori e Taiga Kitamura. La trama è questa. Quindi adesso dico le mie considerazioni personali su questo anime. Io penso che Toradora è un anime fantastico, veramente semplice, unico e soprattutto che rispecchia la verità e la realtà di tutti noi giovani. Dai, ragazzi, chi ha visto Toradora, oppure chi non l'ha visto, spero davvero che lo veda. Comunque, chi ha visto Toradora, dai, non ditemi che non vi siete rispecchiati almeno una volta in un personaggio. Io, per esempio, mi sono rispecchiato in Ryuji. Ryuji, che comunque ha un carattere molto timido, come già ho detto prima, ha un carattere molto timido e soprattutto fa di tutto per aiutare gli amici, ciò che faccio anch'io. Quindi è bello da vedere, davvero molto bello, quindi ve lo consiglio. Lascerò i link in descrizione sperando di trovarli. E concludo qui la mia recensione, la mia terza recensione, perché la mia considerazione personale è questa. Vedetelo, perché è bello, semplice, unico e davvero vi sorprenderà, perché ci sono scene divertenti e scene molto sensibili, cioè sensibili nel senso molto sentimentali. Quindi vedetelo, davvero, io ve lo consiglio di tutto cuore. E con detto questo, chiudo qui la mia recensione. Ricordate che lascio la pagina Facebook della mia amica sotto in descrizione, lascerò il canale anche dell'altra mia amica che fa musica rap, voglio precisare ciò, lasciatemi qui in descrizione. E lascerò anche, sperando di trovarli come ho detto, i siti per vedere Toradora.